Nelle ultime ore sul web non si parla di altro, ci riferiamo alla rivelazione di Fariba, la mamma di Giulia Salemi, che ha parlato proprio della figlia. La futura concorrente del Grande Fratello ha raccontato che ha fatto un sogno che ha visto come protagonista proprio la figlia. Fariba ha raccontato sui social che ha fatto un sogno molto particolare, che vedeva come protagonista proprio Giulia Salemi. L'influencer era incinta, ovviamente nel sogno della madre. La rivelazione ha lasciato a bocca aperta tutti i fan che si augurano che presto possa diventare realtà. Anche perché la bella Giulia ha raccontato di volere una famiglia numerosa, Giulia Salemi e la sua ascesa. Giulia Salemi sin dal suo approdo sui social si è fatta conoscere ed amare, oltre che per la sua bellezza anche per la sua spontaneità. Di certo si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello V, proprio dentro la casa più spiata d'Italia ha conosciuto Francesco Monti. È stato un amore lento, vissuto prendendosi i dovuti tempi e senza forzare su alcun aspetto. In particolare l'ex tronista, ancora scottato per quanto accaduto l'anno precedente con la sua ex Cecilia Rodriguez, ha dichiarato più volte di non volersi impegnare e di voler vivere con calma e senza pressioni ciò che stava nascendo con la bella Giulia. L'influencer, che si è lanciata a capofitto nella storia, è riuscita ad avere la pazienza di aspettare i tempi del bel pugliese. Questo suo comportamento le ha fatto subire moltissime critiche dall'interno e dall'esterno della casa. Anche la madre Fariba ha mostrato molte perplessità su questa relazione. Lontano dai riflettori, però, i due si sono conosciuti e per quel che si intravede sui social, si sono anche innamorati. Fariba e la rivelazione sulla figlia. Come spesso accade, la mamma di Giulia Salemi ha aperto una diretta offrendo ai suoi fan la possibilità di fare domande. Una sua fan ha chiesto a Fariba se le piacerebbe diventare nonna. La risposta è stata quanto mai sorprendente. La futura concorrente del Grande Fratello, infatti, ha risposto dicendo che ha sognato che la figlia fosse incinta, con delle faccine impaurite. Le hanno poi chiesto se è vero che entrerà nella casa del Grande Fratello, ha preferito non rispondere. A tal proposito, mancano poche settimane all'inizio del reality di Canale 5. Quindi tra qualche giorno si avrà l'ufficialità per quanto riguarda